Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi in una versione, in una location differente, ragazzi, perché festa e non sono in sede. Parliamo di leva finanziaria. Vi racconto un'altra storia. È da un paio di giorni che parlo con un nuovo iscritto all'Academy. Ciao Stefano, intanto ti saluto. Mi fa un sacco di domande relativamente alla leva finanziaria. Siccome molti di voi mi hanno anche chiesto di nuovo questo argomento, perché l'avevamo spiegato, diciamo, ero intervenuto sull'argomento della leva finanziaria diverse volte, però mi è sembrato anche assolutamente interessante, perché no, realizzare questo video in una giornata particolare come quella di oggi, ragazzi, una giornata di festa, i mercati non si muovono, allora facciamo una cosa differente, parliamo di un argomento interessante, leva finanziaria, quando usarla, dove usarla, ma va usata davvero? Bene, allora il primo punto che dobbiamo mettere subito al vaglio, quindi davanti a noi, è che cos'è la leva finanziaria. La leva finanziaria vi permette in maniera semplicissima di incrementare le vostre percentuali di profitto, ma anche di perdita, semplicemente con un meccanismo molto classico. La banca, in questo caso il broker, vi presta il denaro per acquistare o vendere allo scoperto, se fate short, maggior numero di strumenti finanziari. Ad esempio, facciamo un esempio classico con i mercati delle criptovalute e poi un esempio classico nei mercati hold con lo stock azionario. Per quanto riguarda i mercati delle criptovalute, leva finanziaria su Bitcoin è semplicissima: compro 10 Bitcoin, ma effettivamente ho il capitale per poterne acquistare soltanto uno, gli altri 9 me li presta il broker, cioè mi presta il USD o euro per acquistare i miei Bitcoin a leva finanziaria. Quindi se io ne ho comprato 10, ragazzi, ma ho investito, ho inserito il denaro solo e esclusivamente per un Bitcoin, faccio leva 10, appunto. Quindi invece di avere un Bitcoin in portafoglio, che avevo solo quella disponibilità finanziaria, adesso ne ho 10. Bene, cosa succede in questo caso? Succede che sia i profitti che le perdite si moltiplicano per il numero della leva. In questo caso la leva essenzialmente è 10, abbiamo detto, perciò se io ho acquistato un Bitcoin, che più o meno, ragazzi, siamo intorno agli 8.000 euro attualmente, se io ho comprato un Bitcoin ho speso 8.000 euro, ma se ho leva 10, ragazzi, fate un po' il calcolo voi, il mio reale, vero investimento quanto è? 80.000 euro, la domanda è abbastanza scontata, la risposta a questa domanda, 80.000 euro, però fin qui ci siamo, ragazzi. Dov'è il nocciolo della situazione? È nel fatto che, essendo il mio investimento pari a 80.000 euro e non a 8.000, quando il Bitcoin oscilla, va su o va giù, e quindi in base all'esito della mia operazione di trading, che può essere ad esempio un'operazione in profitto ma anche in perdita, io avrò una profitto o una perdita estremamente aumentati in termini percentuali. Ma facciamo anche l'esempio della stock azionario. Funziona nello stesso identico modo anche nei mercati hold. Se io investo 10.000 euro da strumenti finanziari come l'azione, lo stock Apple, ad esempio, e la banca mi fa credito e mi presta una parte del mio investimento fino a farmi arrivare ad esempio a 100.000 euro di capitale investito, io avrò eseguito una cosiddetta leva 10 anche sullo stock azionario. Ancora una volta, ragazzi, il meccanismo è esattamente lo stesso, quindi ci dobbiamo poi focalizzare su quello che è il risultato, profit e loss. Cosa cambia nell'ambito del profit e loss? Nell'ambito del profit e loss cambiano i risultati. Immaginate che Bitcoin faccia un punto percentuale di rialzo e noi abbiamo investito in un Bitcoin con una leva 10. Il nostro punto percentuale di profitto, ragazzi, si moltiplica per 10. Questo è quello che fa la leva finanziaria. Quindi se Bitcoin sale di un punto, vuol dire che il nostro profit sarà 10 punti. Ma se Bitcoin scende di un punto, ragazzi, il nostro profit sarà meno 10 punti. E badate bene che non potete perdere il capitale che non avete voi. Quello che farà il broker in questione, l'exchange che sia, o la banca, sarà chiudervi in automatico la vostra posizione se la perdita, quindi il loss, diventa troppo grosso e va al di là del vostro margine, così si dice. Quindi cosa fanno? Vi chiudono totalmente l'operazione in automatico e voi avete perso tutto il capitale che avete investito. Facciamo un altro esempio, ragazzi. Se la leva è 10 su Bitcoin e io ho investito 8.000 euro, Bitcoin mi hanno fatto leva 10, io ho un reale capitale investito di 80.000 euro, l'altra mia domanda è semplice: quant'è la perdita percentuale massima
prima che mi chiudano l'operazione e mi prendano tutti i miei 8.000 euro? Ancora una volta una risposta scontata a questa domanda. La perdita massima è il 10%, ragazzi. Perché se la leva è 10 e io te utilizzo solo un decimo di capitale, se il mercato mi fa meno 10, significa meno 100%. E adesso qui vi sto già vedendo con le mani così. Che ha detto? Che ha detto? Vabbè, ragazzi, dai, è semplice. Molto, molto semplice. Moltiplicate per 10 il risultato. Semplicissimo. Se fate meno 10, quindi se Bitcoin va giù in una candela di meno 10 punti, e non mi dite che non lo fa, ragazzi, perché lo fa a volte anche in un'ora, a quel punto con la semplice leva 10 avete perso tutto il capitale, il 100%, 10 per 10. Ok? Arrivano le conclusioni di questo video, che poi è il vero motivo per cui l'ho fatto. Fare leva finanziaria vi aiuta o no? Allora, fare leva finanziaria non vi aiuta praticamente mai, ragazzi. Aiuta il broker o l'exchange, perché le commissioni aumentano tantissimo. Perché le commissioni sono calcolate, ragazzi, non sul vostro capitale che voi utilizzate, ma sono calcolate sul capitale totale. Quindi se voi avete fatto leva 10, le commissioni sono per 10. Quindi 10 volte più alte. Chi guadagna? Voi o il broker? Ok, chiarita anche questa cosa, però non possiamo andare sempre contro leva finanziaria, perché sarebbe anche sbagliato. Si può utilizzare o no leva finanziaria? Sì, ragazzi, si può utilizzare la leva finanziaria laddove, per esempio, il vostro livello di rischio è controllato. Cosa significa livello di rischio controllato? Significa che voi avete uno stop loss inserito già durante l'attività dell'operazione. Quando fate l'operazione avete già calcolato il vostro livello di stop. Calcolando il vostro livello di stop riuscite anche a capire quanto denaro potete perdere in leva finanziaria. Se quella perdita è accettabile nella mia strategia, allora tutto fila liscio, non avete alcun problema e potete utilizzare la leva finanziaria. A che serve in questo caso la leva finanziaria? Serve magari a liberarvi un po' di liquidità, perché magari potete poi utilizzarla in altri ambiti, per esempio fare altri investimenti, magari più sicuri, magari non in trading, magari fare altre operazioni sui mercati delle cripto, magari fare holding, magari fare un po' quello che volete. Quindi la leva finanziaria utilizzata in questo modo, secondo queste idee, con questo metodo, ha senso. Bene, vi ho chiarito perfettamente quello che è il significato della leva finanziaria, e attenzione ragazzi, perché la leva finanziaria vi rende ghiotta un'operazione, perché voi vedete ad esempio che investendo 1000 euro a leva 50, alla minima variazione del mercato potete fare più 40, più 50, più 60%. Mi sa anche bene se siete dei giocatori, ragazzi, però ricordatevi sempre che un trading di questo tipo aumenta il rischio in maniera estremamente rilevante. Questo dovete essere, dovete averlo chiaro, ragazzi. Quindi la leva finanziaria non va demonizzata, ma non va neanche diciamo resa così semplice all'utilizzo, perché se non siete trader professionisti, se non avete delle strategie ben implementate, se non avete formazione a riguardo relativamente alla creazione ad esempio di un trading plan, di come si fa una strategia di investimento, utilizzare una leva finanziaria assolutamente vi taglierà le gambe, e questo dovete tenerlo bene a mente. Ancora di più se siete holder, non ha nessun senso la leva finanziaria, ragazzi, perché la leva ve la fanno pagare, perché i soldi che vi presta il broker vi fa pagare chiaramente il prestito, e ha una percentuale di diciamo costo, che si chiama lending, che è molto alto. Quindi la leva finanziaria vale solo per i trader professionisti e ovviamente per il trading intraday. Già 2-3 giorni diventa estremamente complesso gestirla. Si potrebbe concludere questo video con la semplicissima e scontatissima frase: soldi chiamano soldi, quindi chi è che fa tanti soldi sul mercato, chi ha già grandi capitali? Beh sì, ragazzi, un po' sì, è così ed è vero, è anche per un problema relativo alla diversificazione del rischio, perché vi consente di rischiare anche di meno. Però non abbattiamoci, perché i mercati delle criptovalute sono estremamente volatili e ci danno tanta tanta carne al fuoco anche per i piccoli investitori. Bene, io vi auguro buon fine settimana, oggi inizia il weekend, noi ci rivediamo lunedì con i mercati, vediamo cosa succederà domenica, che è sempre da attenzionare. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, stanno arrivando tantissime novità anche in Academy, ragazzi, nuovi trading system, nuovi segnali, ma ne parleremo appena saranno tutti operativi. Ciao e buon weekend.